Rappresento oggi qui la Nazionale Italiana Cantanti. È stato presentato questa mattina nella sala di rappresentanza della Regione Marche a Roma il progetto Potenti ed Entusiasmanti Fragilità, un'iniziativa innovativa di sviluppo di comunità nata da un partenariato tra Comune di Fano e Nazionale Cantanti. Il progetto prevede nel mese di febbraio o marzo di ospitare un gruppo di ragazzi israeliani e palestinesi a Fano per un periodo di circa 10 giorni. Questi adolescenti in disabilità per amputazione di un arto verranno coinvolti in un'iniziativa straordinaria, volta a favorire, tramite un'azione di educazione e tutoraggio da parte della Nazionale Italiana di Calcio Amputati, l'apprendimento del gioco del calcio con le stampelle, per poi incoraggiare la nascita di una squadra internazionale di calcio amputati per la pace. Già nel 2000 avevamo organizzato una partita di calcio dove israeliani e palestinesi giocavano insieme, ha spiegato il responsabile dei progetti sociali della Nazionale Cantanti, Giorgio Archetti. Oggi, dopo 16 anni, riprendiamo quel seme e ci sediamo tutti allo stesso tavolo per lanciare un'iniziativa e un messaggio di pace. Un appuntamento importante soprattutto per quello che stiamo vivendo in Terra Santa. Iniziative come queste aiutano i processi di pace attraverso linguaggi comprensibili a tutti come lo sport e la musica, ha sottolineato padre Ibrahim Faltas, parroco di Gerusalemme. Questo aiuta moltissimo le Deo Parti. Iniziative del genere voi non potete immaginare come aiutano. Questa non è la prima iniziativa che faccio tra palestinesi e israeliani. Abbiamo fatto decine di queste iniziative e veramente aiuta moltissimo, soprattutto in questo momento. Tutti parlano di Gerusalemme, tutti vogliono Gerusalemme. E veramente noi, se parliamo di Gerusalemme, anche Gerusalemme deve essere una città di tutti, una città aperta a tutti e di tutti, deve essere il modello della convivenza tra ebrei, cristiani, musulmani, tra palestinesi, israeliani. Il progetto avrà inoltre l'ambizioso sogno di portare la nuova rappresentativa per una dimostrazione alle prossime Paralimpiadi. Oggi presentiamo un progetto importante, ha commentato il sindaco Massimo Seri, nato dal fortunato incontro tra Comune di Fano e Nazionale Cantanti. Diventa la città anche visibile e un punto di riferimento. E questo progetto specifico in realtà è un'azione concreta, ma che sta in un progetto molto più ambizioso, che nasce da un felice incontro con la Nazionale Cantanti durante la partita del cuore. L'idea che sta diventando sempre più concretezza è quella di realizzare una struttura che diventi una casa dell'incontro, Nazionale Cantanti Italiana, un luogo della mediazione anche dei conflitti. Quindi un luogo dove possono realizzarsi tante iniziative nell'arco dell'anno di riferimento non solo locale.